Sabato 21 marzo, buonasera Castellanzesi. Con questo video vi volevo aggiornare sulla situazione cittadina rispetto al numero di persone contagiate da coronavirus. A oggi, dai dati che sono forniti dalla prefettura, abbiamo 6 persone positive al coronavirus, di cui 2 sono state già dimesse dall'ospedale, le altre 4 restano ricoverate. Oggi è girato, credo, un tam-tam cittadino. Oggi si è registrato il primo decesso di un castellanzese. Io vorrei, insieme a tutti voi, mandare un grosso abbraccio ed esprimere il cordoglio, della città, nei confronti, della famiglia di questa persona che in tanti conoscevano, una famiglia a noi vicina. È il primo deceduto e quindi è un momento sicuramente molto difficile per la città. È proprio per questo motivo che dobbiamo restare tutti uniti e soprattutto continuare a mantenere dei comportamenti rispettosi delle indicazioni della normativa. Sono in contatto con i direttori dei supermercati che mi segnalano ancora la presenza di persone che si recano a fare la spesa 2 o 3 volte alla settimana, si recano magari 2 persone per lo stesso nucleo familiare. Questi comportamenti non sono più accettabili. È necessario che un solo componente del nucleo familiare vada a fare la spesa e possibilmente faccia la spesa per una settimana o anche per un periodo più lungo. Solo così possiamo evitare situazioni di assembramento e anche distribuirsi durante l'arco della giornata nei supermercati senza creare situazioni di affollamento, soprattutto al mattino. Casetta dell'acqua, anche in questo caso ricordo di alzare il livello di igiene personale. È importante lavarsi le mani prima e dopo essersi recati alla casetta dell'acqua, evitare quindi i contatti con le persone, ricordo di evitare situazioni di assembramento il più possibile. Restare in casa è l'unica misura che può evitare la diffusione del contagio. Stiamo monitorando le situazioni, ricostruendo insieme alla polizia locale, stiamo ricostruendo le situazioni dei nuclei parentali che hanno avuto contatti diretti e indiretti con le persone positive. Stiamo monitorando quindi il rispetto delle misure di quarantena per questi nuclei familiari, pertanto invito anche coloro che dovessero abitare in palazzi in cui ci sono famiglie in quarantena a non allarmarsi. Le situazioni sono sotto controllo, le stiamo monitorando. Rispettiamo tutti insieme l'unica misura, restare in casa. Vi ringrazio e vi tengo aggiornati. Buonasera.